qua a Voltri, anche se oggi in trasferta, la nuova casa dell'Olympic per quest'anno. E siamo con Mimmo Zappia che ci racconta un attimo com'è stata questa Coppa Italia, le differenze delle due partite, che cosa ha visto crescere, cosa vi serve ancora. Ci serve soprattutto trovarci, perché siamo una squadra con tanti giocatori nuovi e secondo me siamo anche già piuttosto avanti nell'amalgama, nella costruzione, diciamo, di quello che vuole mister Berogno, che da parte sua ci mette indubbie capacità. E i rimpianti oggi sono per il primo tempo, perché secondo me nel primo tempo abbiamo avuto più occasione di loro, sono comunque una buona squadra destinata a essere tra le favorite del campionato. Poi nel secondo indubbiamente loro sono un pochettino cresciuti, noi ci sono mancate un pochettino le gambe e abbiamo giocato un pochettino più di rimessa, però diciamo che il risultato, se fossimo in campionato, sarebbe quello giusto. Essendo Coppa Liguria ci tenevamo a passare noi come loro, forse credo che il regolamento per questa situazione che si è creata con tre pareggi in tre partite privilegi il Città di Cogoleto, saremo a vedere. Ho chiesto delle piane dopo che avevamo parlato prima della partita, non gli sembra vera questa cosa del gol in trasferta, sapremo prestissimo. Assolutamente, comunque la prestazione è soddisfacente. Bene. Cosa hai visto che ti è piaciuto particolarmente e cosa sapete di dover migliorare? Che mi è piaciuto particolarmente è l'aiutarsi l'uno con l'altro, diciamo, di tutti i nostri giocatori. Dove dobbiamo migliorare sicuramente un discorso tecnico, e lì Berogno secondo me è bravissimo. È chiaro che quando tutti sapremo come muoverci, sbagliando meno, aumentano le possibilità anche di vincere. Però l'importante è arrivarci, noi sia con il Città di Cogoleto, dove siamo arrivati 10 volte davanti alla portiera, sia oggi contro una squadra organizzata come la Voltrese, comunque abbiamo avuto delle buone occasioni, quindi io personalmente sono molto soddisfatto. A livello tattico ho notato che eravate un 3-5-2, che però in 5 in difesa non ci eravate mai, era una 4 sporca dove scendeva il... l'esterno, o sbaglio? No, tu sei bravissimo, perché tu noti cose che io, da non essendo allenatore, non noto. Quello che so è che il mister è molto attento alle posizioni, quindi può darsi che in alcuni momenti abbia variato qualcosa. Bravo Marco, che te ne sei. Vabbè, è il mio mestiere. Ok, allora ci vediamo in campionato. Volentieri, grazie. Buon campionato a tutti.